tutti, oggi sono qui di fronte a voi, vi mostrerò nel giocare perché vi voglio ringraziare, 800 iscritti, grazie davvero tantissimo. E andiamo a fare una puntata tutta speciale, tutta solo esclusivamente dedicata al gioco di Tomodachi. Andiamo avanti, andiamo subito in notiziario come sempre, apriamo. Dici, Pera? La giraffa Shawn è arrivata sull'isola Erbosa. Shawn? La giraffa Shawn è ormai popolare nello zoo Erbosa grazie al suo carattere gioviale. Ah. Shawn rimarrà sull'isola per tutta la settimana. Ah, sta facendo... facendo lo scivolo. Mi state prendendo in giro, vero? E può darsi. Forse non dovrei riderci su. Grazie per la cortese attenzione. Non dovendiamoci cos'è questa giraffa. È Tomodachi. Vediamo subito quindi, al primo accesso della giornata, evento, vabbè, le donazioni, sempre i soliti tirchi di 179 euro, sono 100. Allora, che succede? Momento. Scusa. Sì? Claudio. Oh oh. Sì, Valentino e Serena hanno avuto un nuovo bambino, si chiama Claudio. Va bene, ci penso io. Proviamo quel gioco di cucù. Niente. Oh sì, invece funziona. Ritmati. Andata bene. Vai. È l'ora della cappata, no? No! Ho perso il ritmo. Tu. Oh, ce l'abbiamo fatta. Siamo. Yeah. Claudio è davvero di buon umore. E pensare che fino a poco fa piangeva. Grazie dell'aiuto, Sosia Listratoxina. Ecco un piccolo regalo per te. E ho un set per l'ipnosi a noi. Vediamo. Allora, cosa c'è di nuovo? Di nuovo c'è... Ah, i nuovi colori, il completo di pelle. Blu, prendiamolo. La felpa. Oh, bella. Questa è nuovissima, eh. Poi i pantaloncini mimetici, nuovi colori. Cioè, praticamente cambia solo il colore della maglia. E il pigiama, nuovi colori. Oh, il pigiama è regio. Sembra una caramella. E andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo nell'evento che cibo c'è. Anche il telefono mentre registro, strano, cioè mi beccano sempre. Andiamo avanti, vediamo l'evento a Luna Park. È tutto pronto, signore e signori? Ah, questo del mago lasciamolo stare perché poi mi fa un po' nervosire, perché devi stare mezz'ora così, non mi prende mala mano. Andiamo avanti, andiamo a vedere subito nel palazzo. Chi? Ciao Super Mario. Ok, saltare, andiamo prima a vedere se ci sono i cuori. Sempre. Attratta dai cuori. Andiamo, quindi partiamo dalla salita, che ha una richiesta per noi. Buongiorno. Vorrei un cappello nuovo. Vediamo che cappello gli diamo. Cappello colorato 2, cappellino, la bombetta, il berretto popcorn, un cono, la cloche, diamogli una cloche così, dai. Non ci sta, ma col vestito che ha adesso, ma che se ne frega. Ma gli è piaciuto, quindi perfetto. Ma visto che sono qui... Accetta questo regalo da parte mia. Yes. Vai. Visto che sono qui, guarda, beccati questo salmone alla mugnaia che ho comprato prima. Ah, fermi tutti. Ok, ti è piaciuto. No, Joe, bisogna andare da Joe e vedere se il salmone alla mugnaia gliel'avevo già dato e gli era piaciuto, non me lo ricordo. Iniziano ad essere parecchi gli alimenti di Joe. Controlla. Ah, ho sbagliato. Ah, guarda, vabbè, lo interrompo, ma devo parlare con Joe per forza. Questioni importanti. Siamo una mugnaia, gliel'avevo già dato. Vediamo, torniamo giù nell'elenco. Proviamo con il pasticcio di carne. Faccio un po' di scorta, lo do anche agli altri. Pollo fritto. Anche il pollo fritto, però, Vediamo. Acquolina in bocca. Quello fritto gliel'avevo già dato qui. Salmone sì. Andiamo avanti. Ma dov'è? Pasticcio di carne, era all'inizio proprio. E vediamo un po' se gradisce. Maremma, ragazzi. Maremma. Non si riesce a arrivarci. Allora, proviamo. Allora, diamogli anche una brioche al cioccolato. Proviamo. Se gli piace la brioche al cioccolato. Facciamo scorta. No, ho sbagliato. Torna dietro. Ragazzi, la mia curiosità di sapere che cosa accade quando si compila una scheda, non riesco a levarmela.
Lo troverò. Va, bel vestito. Abito formale, abito domestica. Aspetta. Kimono, questi sono più femminili. Il costume delle vacanze, certo. Finite, però noi ti diamo. Ora, te lo do adesso, vai. Almeno per il prossimo anno ce l'ha. Grazie di tutto. Che con questa favolina ci sta al bacio. E andiamo avanti. Oh, qui c'è una richiesta di Roby. Andiamo da Roby. Vediamo cosa ci chiede Roby. E da quanto tempo? Mi sentivo così sola. Ma dai, che eri coppizzo. Ho fame. Tieni il salmone alla mugnaia, ho preso apposta. Aggradito. Più o meno. E salve livello, 27° livello per Roby. Tieni questo abito a vita bassa, vai. Vai. Che quella torta ci sta a meraviglia. Questo è un regalo da parte mia. Moneta d'oro e andiamo avanti. Controlliamo anche Matteo e Emma. Emma ha la richiesta. C'è anche Cristina là di lato. Buongiorno. Buongiorno, dici. Vorrei un vestito nuovo. Qualcosa che non dia troppo nell'occhio. Questo magari dà un po' nell'occhio. Questo magari. Vai, tieni questa nera. Vai. Gonna lunga. E ha gradito. Livello 10. Vediamo cosa ci regala. Ah no, dobbiamo regalare di noi, giustamente. Andiamo le canzoni. Rap. Sì. E via. Procediamo. Andiamo avanti. Ritorniamo nel palazzo. E abbiamo visto che ci sono. Visto che ci sono. No, controlla. Spagnata. Chiamiamo la mia sosia. Ecco, alla mia sosia gli mancano due detestati. Cioè, tra l'altro, gli piace il riso. Alla mia sosia. Vediamo se il pollo fritto. A qualcuno non era piaciuto del mio palazzo. Vediamo se anche al mia sosia. No, invece è piaciuto. Come il resto piace a me. Quindi, niente, non ho trovato un detestato. Tieni, va, beccati la bandierina in testa gialla. E via. Procediamo. Grazie di tutto. Questo è un regalo da parte mia. Torniamo indietro. Di nuovo nel palazzo. Oh, via. Accidenti. Qui sta volando roba. Entriamo e cerchiamo di fargli fare la pace, ma ce la faranno? Ma guarda come batte il piede. No, dai, sei di cattivo umore, non si era capito. Via, vai a fare la pace, corri! Va, beccati questo pasticcio di carne, magari ti piace, ti calmi. E ha gradito. Ora che mi è passata la rabbia, proverò a risistemare le cose. Vai! Scusami, mi dispiace per quello che è successo. Non posso perdonarti. Là, niente. Nuvola piena, Filippo. Non ha funzionato. Vediamo se questa linea blu ti passa subito. Con una macchina per cucire. Vediamo se ci cuci un bel vestito, Filippo. Farò qualcosa di veramente elegante. Supersonico, mi raccomando. Supersonico. Cioè, faccio anche un vestito nuovo. Almeno così ampliamo il catalogo. Guardate. Non sarei il massimo della varietà, ma almeno con questo vestito andrai sul sicuro. Vai. Con tessuto di seconda mano. Perfetto, sì, incarcerato potrebbe sembrare con vestito a righe. Ho realizzato un capo stupendo. Stupendissimo. Di poco si è tolta la nuvoletta. Vai, bevisci un cappuccino, dai, ci sta un cappuccino. Niente, il cappuccino non gradito. Vabbè, due ci ho provato, andiamo avanti, altrimenti poi non si vede altre richieste.
sosia di Stratopsina. Ma non è vero. Ma non è vero, l'altro giorno. Insegnami una frase da dire quando sono felice. Sì. Yeah. Au! Au! Vai, così è bellissimo. No! Te lo devo mettere qui, però vabbè, dai, cammina un po'. Rose. Ah, tieni, vai, pasticcio di carne, vediamo se ti può piacere. Niente. E torniamo indietro, andiamo a vedere altre richieste. Vediamo Leti con il suo cappello a broccolo, sì, non mi veniva in mente. Ma, mi sembra ieri l'altro di averti visitata. Va bene, va bene. Tieni. Sì, niente polemica, vai. Accetta questo regalo da parte mia. Una padella. Torniamo indietro. Vediamo un po'. Vediamo da Cristina che sta pisolando. Vediamo che sogno sta facendo. Chissà. Alla faccia dello starnuto. Buono per il... No, era un farmaco quello. Sono stata troppo veloce che non l'ho visto, non ho nemmeno le altre. È passata una settimana dal nostro ultimo incontro, sosia di Stratopsina. Vabbè, se lo dite voi. Voglio fare amicizia con mia moto. Vai, corri. Ci penso io. Cosa dovrei dire per andare d'accordo con lui? Vai tranquilla, che devi essere gentile, vai. Grazie del consiglio, vado subito a parlargli. Vai. Si è rimesso questo completo, mia moto. Tutto vestito per bene. Gli avevo dato un po' più ieri. Yeah. Vai, è andata a buon fine. Mi ha dato un consiglio giusto. Woo! Abbiamo fatto amicizia. Grazie dell'aiuto. Ma prego. Canzone, dai. Tecno, vai con il tecno. Accetta questo regalo da parte mia. Un bel ventilatore. Tieni, anche te il pasticcio di carne. Ha gradito. E tra l'altro è entrato al primo posto tra i graditi suoi. Poi, vediamo un po'. Olga deve aver leticato. Terra leticato. Federico. Oh, Valentina è caduta. Valentina è caduta. Andiamo da Fede. Fede. Non ci vediamo da un bel po'. Sosia di Stratopsina. Con te è vero. Penso che Luigi serva un'anima gemella. Sì, combiniamo un appuntamento. Ma sì, vai. Allora devo fare in modo che si incontri. Vai, combiniamo questo appuntamento. Ce la faremo? No, ma guarda, non si vede che stai guardando il giornale, c'è un buco grosso così. Vai tranquillo, ignori. Tutto vestimento. Mimetico, però. Ce la faranno i nostri eroi? Chissà. Grazie per oggi. Grazie a te. Gongola un po'. Niente. Non è andata a buon fine, Fede. Non è andata a buon fine. Ci è andata male. Appuntamento combinato sbagliato. Per adesso rimarranno solo. E vabbè, per adesso. Oh, sale di livello a 19. Vai, una del metal che così finiamo tutte le canzoni da conoscere. Vedi che era Fede che non gli piace il pollo fritto. E andiamo avanti. Avanti, Fernando, che sa. Andiamo da terra. Dai, sentiamo con chi ha leticato. Vediamo di finire le richieste oggi. Oggi puntata solo esclusivamente di richieste. Ho litigato con Olga. Che rabbia. Vai a fare la pace. Aiutami a calarmi. Salmone alla mugnaia, vediamo se ti piace. Ecco. A terra non gli piace il kebab da morire e non gli piace il latte.
Anche a lei mi mancano solo due super e detestati. Niente, vediamo se ti calmati con l'altalena, altrimenti non ce la faccio, c'hai lo stomaco pieno. Vai, dondolati, uno solo, basta, anche troppo. Hai visto? Con una spinta sola, eh? Ora che mi è passata la rabbia, proverò a risistemare le cose. Vai. Vediamo, vediamo. Scusami, mi dispiace per quello che è successo. Vai, questa è andata bene, questa è andata bene. Qua. Grazie, abbiamo fatto passo. Bene, bene. Livello 19. Nuovo arredo. Vai. No, lo conosco. Già anticipo. Già anticipo le risposte. Che regalo è? Un farmaco per lo stomaco e andiamo avanti. Valentenji. Valentenji, cosa ci chiede? Buongiorno. Buongiorno. Vorrei fare uno starnuto, ma non riesco a lasciarmi andare. Via, ci riprovo. Ci riprovo. Me la sento, devo farcela. Dai. No, ho troncato lo starnuto. Niente, ormai è passato. Ora mi riconosco. Con gli starnuti, ragazzi. E quello a prendere volo. Non mi sembra di stare meglio. E non hai starnutito. Vale, non hai starnutito. È palese. Cioè, non stai. Torniamo indietro. Oh, qua giù, a parte basta finite le richieste, vediamo chi c'è qui. Ecco, oh, via un'altra lite, perché nei miei palazzo non litigano mai. Sono sempre rissosi, litigano sempre, ma anche da voi? Non lo so. Sono arrabbiato come non mai. Tieni, beccati il pollo fritto, vai. 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 Ora che mi è passata la rabbia, proverò a risistemare le cose. Vediamo un po'. Vediamo se anche loro riescano a fare la pace. Scusami, mi dispiace per quello che è successo. Oh! No, sono vai, almeno una nuvoletta in meno da gestire. Grazie, abbiamo fatto pace. Benissimo, canzone, canzone ballata. Accetta questo regalo da parte mia. Che regalo sarà? Ah, fotocamera. Andiamo avanti. Bene, ho risolto. Ecco, ce ne sono altre richieste, però visto che stiamo andando su con minuti, io direi di fare una sala concerti, che è da tanto che non vedo. Cantante solista Alberto, che conosce tutto. Facciamogli fare un po' di... una ballata. È questo, perché ci sta bene con la ballata. Enigma d'amore. Ah, si può... costruire una canzone si potrebbe fare. Ma aspetta. Perché... ah, quindi si può... ti voglio bene, sai perché? Sei sempre accanto a me. Enigma d'amore. Però si potrei. Ma aspetta. Esibizione in gruppo. Ecco, crea modifica. Comporre una canzone. Era questo quello che volevo fare. Gli sbandati. Andiamo dagli sbandati, che sono in due. C'è il gruppo da fare esibire. I duri. Andiamo dai duri, guardate là. E allora gli facciamo fare un po' di musical. Modifica.
vediamo un po'. Ma no, non me l'ha salvato. Proviamo. No! Mi devo preparare meglio su una canzone. Vabbè, ormai ci guardiamo questa. Devo preparare una canzone. Cioè, mi devo preparare un testo e poi lo faccio. Sì. Ora ci studio. Scusatemi. Ho interrotto. Bene, niente. Prossima volta mi devo preparare, come vi ho già detto. Indietro. E andiamo a vedere. Andiamo a vedere tra le classifiche. La classifica dei ragazzi. E guardate un po' se vi vedete. Comunque, il più gradito è Nico, poi Bernardo e Super Mario. Oh, tra l'altro Super Mario, io mi ricordo, era tra gli ultimi. E adesso invece è salito proprio tra i primi. Andiamo a vedere in giù chi ha la maglia nera, cioè chi è l'ultimo in classifica. Joe è sceso, era tra i primi, è arrivato 22esimo. Attenzione. Ah, invece Sean è salito. Vediamo. Vediamo chi è l'ultimo. Gli ultimi iniziano da Hank, andando in giù. Ale, Will, Jared. Mannaggia la miseria. E invece andiamo nella classifica dei graditi delle ragazze. Oh, prima, vorrei vedere, mi lasciate a tutti, non è vero. Prima Stratosin, c'è la mia soglia. Poi c'è Sarita, Steffi, Emma, Sere, Lisa. Tra l'altro Sere si è abbassata, anche lei era tra i primi tre. Momo è arrivata a 11esima. Sta salendo, Vilo anche già di sta salendo. Gaia, i due Gaie sono molto vicine, eh. Anche Roby era ultima, è salita. Valentengi, Sara Rock 25esima. Poi Namicraft, Chiara, Ari, Olga, Sabrina 32esima. Sono a metà classifica, diciamo. Insomma, no, un po' più su, perché la classifica no, su più giù metà, sì. Beh, Leonora. Dai, Leonora, iniziano quelli con meno punti. Però 41esima. Poi c'è Beatrice, Vicky, Giada e Moni ultima. Ultimo, oh, addirittura Ilaria meno 16. Come mai Ilaria? Mia cugina meno 16. Come mai? Ah, non è nemmeno a 0 punti. Ah, meno 16. Ma perché Ilaria si è lasciata troppe volte, secondo me. Bene, ragazzi. Allora, se no il video viene troppo lungo. Io vi saluto. Vi ringrazio di nuovo per 800 iscritti. I sondaggi li faccio nel prossimo video, perché questo appunto voleva essere uno speciale dedicato solo e esclusivamente alla mia isola. Ancora grazie. Un bacio a tutti e al prossimo video, ciao da Stratusina!